Salve ragazzi, benvenuti in un nuovissimo tutorial sul canale. Oggi, tanto per rimanere in tema di scherzi e di troll, vi faccio vedere come si fa una bella trappolozza nel deserto. D'altra parte, visto che siamo su Minecraft, come possiamo non fare degli scherzi ai nostri amici? Il troll ci sta sempre, ragazzi. Minecraft, insomma, è diventato famoso anche per i vari troll. Quindi andiamo a vedere come possiamo farci odiare ancora di più dai nostri cari amici, trollandoli malissimo e facendoli morire in una pozza di lava nel deserto. Ebbene sì, ragazzi. Perché questo troll farà morire i vostri amici in una bella pozza di lava profondissima senza via di scampo. Bene, andiamo a vedere come si fa. Per fare questo scherzo non servono molti materiali, basta trovare un deserto, uno spazio insomma abbastanza ampio e fare un buco 5x5. Allora, vediamo come fare il nostro scherzo. Intanto abbiamo bisogno di un barrel, quindi di un barile. E lo andiamo a mettere in un posto abbastanza mimetico, tipo qua, così, perfetto. Poi dobbiamo scavare un buco 5x5 intorno al barile, quindi 1-2 di qua, 1-2 di là, un altro 1-2 così, e per finire 1-2 di qua, in modo che abbiamo esattamente un quadrato 5x5, come potete vedere. Ecco qua, molto semplicemente, e scaviamo fino in fondo, che ne so. Possiamo scavare magari di una decina di blocchi, più è profondo meglio è, però anche se non scavate troppo profondo il risultato è lo stesso. Però almeno 10 blocchi dobbiamo scavare, quindi io adesso userò i comandi per fare prima, facciamo così, facciamo una bella cosa da questo punto a questo punto, riempiremo tutto di aria in modo che svuotiamo. Ecco qua la nostra bella trappolozza, ok. Una volta posizionato il nostro barile, dobbiamo mettere degli observer sotto il barile, esattamente in questo modo, quindi shiftando, e devono scendere uno sotto l'altro, così. Ecco, magari non è proprio la cosa più facile del mondo da fare, però insomma si può fare. Arriviamo quasi in fondo e lasciamo due blocchi di spazio. Sotto questi due blocchi ci andremo a mettere due pistoni normalissimi in questo modo, così. E la prima parte del nostro troll praticamente, ragazzi, è finita. Ora a questo punto dobbiamo utilizzare le nostre impalcature, quindi gli scaffolding. Ne mettiamo una qua e poi cliccando facciamo tutto un pillarone di scaffolding fino su. Dovrebbe essere arrivato più o meno dove ci interessa. Sì, deve arrivare qua. Ok, e questo l'abbiamo fatto. Adesso ad altezza più o meno 3 iniziamo a piazzare degli altri scaffali in questo modo qua, quindi shiftando li piazziamo tutto intorno a chiudere. Praticamente dobbiamo fare una piattaforma di scaffolding, quindi di impalcature, facendo attenzione né a farceli cadere addosso né a mettere altri blocchi che non c'entrano nulla. Ok, in questo modo qua, così. Bene, manca questo punto qui e mancano questi altri due punti qua. Dovremmo aver finito più o meno. Non su, ma non su, ti ho detto, porca miseria. Così, ok. Abbiamo fatto questo ripiano. Adesso questo ripiano noi dobbiamo riempirlo completamente di lava. Quindi senza shiftare, semplicemente clicchiamo delle belle secchiate di lava su ogni scaffolding in questo modo. Mi raccomando ragazzi, state attenti a non morire, quindi magari fatevi dei ripiani per posizionarvi su in modo da non finire nella lava. Ecco qua, abbiamo fatto. E la nostra trappolozza di lava è pronta. Ora risaliamo su, qua mettiamo sto blocco che se n'è sceso giù, e siamo al punto dove dobbiamo fare un secondo ripiano sempre di scaffolding. Facciamo così e li mettiamo piano piano da tutte le parti in questo modo qua, così. Ok, ci dovremmo essere. Mi raccomando ragazzi, state attenti perché in questa fase potreste morire male, potrebbe succedere anche quello che è appena successo, cioè che vi casca uno scaffolding perché questo era solitario. Quindi basta metterne un altro qua, un altro così in questo modo, e adesso dovrebbe rimanere fisso, e infatti è rimasto fisso. Ok, sì, i scaffolding hanno una meccanica tutta loro, ragazzi. Bene, abbiamo fatto il nostro secondo ripiano. A questo punto con della sabbia andiamo a coprire tutto in modo da rendere la zona completamente mimetizzata, quindi facciamo così, chiudiamo tutto perfettamente e rendiamo tutto intorno molto molto mimetico, quindi mettiamo, che ne so, delle dune di sabbia qua sparpagliate così,
potremmo mettere dei cactus qui ogni tanto, giusto per far capire che la zona fondamentalmente è una zona normalissima del deserto, dove casualmente qualcuno ha lasciato un barrel senza nessun motivo apparente, ok? Non sembrerebbe nulla di strano, magari ci possiamo anche mettere una torcia, tanto per rendere una cosa un attimino più carina, così. E praticamente, ragazzoli, la nostra trappolozza è finita. Ma che cosa succede quando i nostri amici andranno ad aprire quel barrel? Praticamente, all'apertura del barrel, l'observer che sta sotto noterà che il blocco è cambiato, quindi è stato aperto, e manderà l'impulso all'observer più in basso. L'observer più in basso vedrà l'impulso, ne manderà un altro, giù, 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 fino a raggiungere i pistoni. I pistoni a questo punto si attiveranno, distruggeranno le impalcature che sorreggono tutto, e per la meccanica degli scaffolding, che vi faccio vedere qualora non ve lo ricordiate, guardate. Gli scaffolding, se noi li costruiamo in questo modo, si reggono benissimo, però se andiamo a rompere quello che sta sotto a tutto, si distruggono tutti. Quindi è quello che succederà praticamente nella nostra trappola, si distruggerà tutto e quindi sprofonderemo, o per meglio dire i nostri amici sprofonderanno, in quella pozza di lava che nel mentre poi si espanderà e li soffocherà malissimo. Questo è il nostro piano diabolico per conquistare il mondo, ragazzi. Ma vediamo come funziona. Ok. Noi camminiamo per il deserto, troviamo casualmente questa bellissima chest, questo bellissimo barrel così tranquillo, lo apriamo, curiosi, è vuoto, porca miseria, e automaticamente moriamo malissimo perché finiamo in questa pozza di lava assassina che ci ammazzerà rapidissimamente e non possiamo nemmeno uscire. Insomma, ragazzi, questa è una trappola morte sicura. Ovviamente, se volete renderla ancora più efficace, basta fare il buco più largo, in modo che i vostri amici dovranno per forza stare nello spazio che poi sprofonda per aprirla. Bene, io spero che questo video tutorial vi sia piaciuto e spero anche che i vostri amici non vi odino troppo dopo che gli avete fatto tutti questi scherzi. Comunque, se vi è piaciuto il video lasciate un like, spolliciate e condividetelo sui vostri social. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina. Per questo video tutorial un po' bastardo è tutto, io vi do appuntamento al prossimo video sul canale. Ciao ragazzi!